Che cosa emerge da questo rapporto, Ministro? Emerge che, contrariamente a quello che si dice, il reddito di cittadinanza non ha disincentivato la ricerca di lavoro e ha aiutato ad affrontare la povertà assoluta. Naturalmente può essere sempre migliorato, ma questo è un dato. E poi emerge il fatto che c'è il rischio della crescita di diseguaglianze. Accanto a questo emerge anche un dato di un andamento occupazionale che ha recuperato i numeri, seppur con una qualità parzialmente diversa, ha recuperato i numeri pre-pandemia. Insomma, un quadro, come si dice nel gergo, a luci ed ombre, e oggi dobbiamo occuparci soprattutto l'accento va un po' sulle ombre, perché chiaramente la guerra le rende ancora più minacciose. Ministro, domani è una giornata importante, no? L'incontro con i sindacati, e anche in previsione di quello che potrebbe o non potrebbe avvenire giovedì. Le faccio una domanda sola, se posso. Se giovedì i 5 Stelle escono dal Senato e non votano la fiducia, è finito il governo Draghi? Guardi, su questo ha già parlato ampiamente, ha detto tutte le cose che doveva dire il segretario del mio partito. Posso chiederle se con questa sua proposta sul salario minimo ritiene che possano ritenersi soddisfatti 5 Stelle, se domani ci sarà sul tavolo? Non so, spero di sì, spero che è un passo che va in quella direzione, ed è un passo anche che credo si sia potuto compiere, se si compierà, grazie anche all'iniziativa politica del Movimento 5 Stelle. Sono convinto del fatto che questa loro capacità di insistere su questo tema, di portare avanti un disegno di legge, abbia aiutato a far maturare posizioni che vanno in quella direzione.